vivono in abitazioni costruite dopo la frana del 5 maggio 98, ma si tratta di case non ancora intestate a loro. La denuncia in una lettera a firma dei cittadini alluvionati, indirizzata anche ai vertici regionali e nazionali, e che ha visto la dura reazione del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, che ha ritenuto la nota inopportuna, meritando anche precisazioni. La lettera si riferisce alla questione dei lotti di via Pedagnali. Canfora ha rimarcato che l'amministrazione che lui guida, in consiglio comunale, si assunse la responsabilità di evitare che questi cittadini, al momento delle intestazioni, dovessero pagare pesanti oneri concessori per milioni di euro totali. L'atto è stato votato nell'ottobre del 2015 e proprio per evitare la beffa di considerare gli alluvionati come dei nuovi costruttori si è scelti questa strada. Alcuni di loro, scrive ancora Canfora, hanno anche percepito somme per gli espropri avuti sui posti a seguito dell'azzeramento urbanistico e della successiva edificazione. I firmatari del documento hanno però preannunciato una primavera calda sulla questione. Negli ultimi mesi, dice ancora Canfora, la collaborazione tra i tecnici dell'Arcadis e quelli del Comune ha portato anche all'accatastamento dei lotti, mai fatto prima, proprio come atto preliminare ai trasferimenti. Per gli immobili, le ultime evoluzioni normative parlano della necessità di corredare la documentazione con una dichiarazione energetica obbligatoria che graverà di ulteriori costi sulla comunità, considerato il numero delle cessioni da dover effettuare. E questo l'ultimo passaggio sopraggiunto causato da chi per 18 anni ha fatto poco o nulla sul tema, gravando la procedura finale di ulteriori spese atti che, se più tempestivi nelle azioni, non vi sarebbero stati, dice Canfora. Risolto il problema delle dichiarazioni energetiche con il segretario comunale, si procederà infatti agli atti di trasferimento. Questo sempre per evitare che vi siano costi a carico dei cessionari che chiedono, in un altro punto della nota, di evitargli il tracollo economico. E ancora, sulla richiesta di sospensione dei tributi locali, dice Canfora, non risulta che i possessori paghino tasse, non essendo appunto intestatari dei beni. L'unica tassa che pagano, se iscritti al ruolo, è quella sui rifiuti, che tocca agli occupanti delle abitazioni per il servizio. Sulla necessità di ricorrere a un notaio esterno, invece, conclude Canfora, mi sembra di aver già risposto nella premessa. Per quanto concerne i mutui agevolati, l'amministrazione potrà convocare una conferenza, chiaramente non vincolante, con l'Associazione delle Banche Italiane, per verificare se vi siano forme di agevolazioni per chi volesse contrarre mutui a seguito della ricostruzione.